Nikos è un fotografo greco, appassionato di società e politica. Lavora come reporter e in quel periodo riesce a sopravvivere con tenacia grazie alle pubblicazioni sui giornali, sia locali che internazionali. In quel periodo capta l'interesse di alcune testate per la vicina Turchia e riesce ad ottenere vari incarichi legati all'attualità. Decide quindi di trasferirsi a Istanbul per un po' di tempo. Istanbul è una delle mie città preferite al mondo, soprattutto in quegli anni, parliamo della fine degli anni 90 e l'inizio dei 2000, c'era un'atmosfera rilassata. La gente aspirava a uno stile di vita occidentale e la città rappresentava il volto europeo della Turchia. Erano i primi anni del governo Erdogan, che puntava a far entrare il paese nell'Unione Europea. Era un posto dove si poteva davvero godere la vita. Fortunatamente, due amici e colleghi, Vanessa e George, che stavano viaggiando in cerca di storie, gli lasciano le chiavi del loro appartamento vicino a Piazza Taksim, in pieno centro. Nikos ha tempo, qualche incarico a cui dedicarsi e un posto dove stare senza pagare l'affitto. Essendo un freelance esperto, è deciso a sfruttare al meglio la situazione. Da tempo ha in mente di realizzare un reportage sui bordelli di Istanbul. In Turchia, la prostituzione è legale dall'inizio del secolo scorso ed è l'unico paese musulmano ad averla regolamentata. Un buon punto di partenza per una nuova storia. Ma quando arriva nel distretto di Kartal, dove si trova il più grande bordello pubblico della città, si rende conto che entrare come fotografo è impossibile. Vietato fare riprese. All'entrata un grande metal detector controlla gli ospiti e la polizia monitora chi entra e chi esce. Nessuna possibilità. Decide di fare una passeggiata notturna in città. Istanbul, in quegli anni, è una città accogliente e non è difficile imbattersi in situazioni interessanti. In un bar di Tarlabasi, un quartiere malfamato poco distante, un paio di travestiti in cerca di clienti gigli fanno un cenno. E Nikos non ci pensa due volte. Il giorno dopo si mette in cerca di un fixer, una persona del posto che possa aiutarlo a muoversi meglio. Ma ogni volta che menziona Tarlabasi, Gilei viene detto che no, nessuno è disposto a girare per quel quartiere. Tarlabasi è uno dei due quartieri del centro abbandonati dopo i pogrom contro armeni e greci negli anni 50. Anni dopo, le case fatiscenti sono state occupate da emarginati, poveri, immigrati, tossicodipendenti, prostitute e transessuali. È un quartiere pericoloso, ma Nikos, che ha vissuto in posti come Beirut, Baghdad e Sarajevo, è sicuro di potersela cavare. Un'amica Gigi presenta un giovane studente universitario, sveglio e intraprendente, di nome Özgür. Non ha soldi, ma potrebbe lavorare per Nikos in cambio di un po' di denaro e ospitalità. Dopotutto, la casa è grande. Ho incontrato cinque fixer diversi prima di conoscere Özgür. Era giovane e affascinante, un vero colpo di fortuna per le ragazze. Tutte lo guardavano come i topi guardano il formaggio, tutte volevano attirare la sua attenzione. Era pazzesco. Col tempo, Özgür è diventato un bravissimo fotografo e, oltre ad essere un amico, è stato uno dei migliori fixer che abbia mai incontrato. Aveva una straordinaria capacità di mettere le persone a proprio agio, creando le condizioni ideali per essere fotografate. La prima persona che Nikos incontra grazie a Özgür è Denise, in un parrucchiere. È insolito trovare un parrucchiere aperto di notte, ma Tarlabasi non è un quartiere come gli altri. Qui le ragazze vanno a sistemarsi i capelli prima di iniziare il turno in strada. Denise è diversa dalle altre. È una persona allegra, nonostante la sua storia difficile. Come molti transessuali a Tarlabasi, Denise proviene dalla provincia turca di Diyarbakir, una regione a maggioranza curda. A 16 anni scappa di casa quando diventa impossibile nascondere il suo sentirsi donna. Cosa inaccettabile per una famiglia fondamentalista di un villaggio sperduto tra le montagne. Fugge senza lasciare tracce, consapevole di aver disonorato la famiglia, e sa che in quei luoghi il disonore richiede vendetta.
non si parlava molto di questo fenomeno, dei tanti ragazzi uccisi dalle proprie famiglie per via delle loro scelte sessuali. Ma Tarla Basi, col tempo, diventa una roccaforte per la difesa dei diritti della comunità transgender turca, una comunità che si organizza e prende parte attiva nella vita politica del paese. A Tarla Basi ci sono molti transessuali. Nikos non ne aveva mai visti così tanti in pubblico, tantomeno in una città musulmana. Sono persone forti, pronte a combattere per i propri diritti. E sono curdi. Hanno idee politiche molto chiare e Nikos impiega un po' di tempo prima di essere accettato dalla comunità. Dopotutto, è pur sempre un greco. E la Grecia non ha trattato bene il loro leader Öcalan qualche anno prima. Trascorre il suo tempo con le ragazze, spostandosi da una casa all'altra, chiacchierando e bevendo nei bar. A volte diventano competitive e si contendono la zona, ma alla fine, tra di loro, c'è una forte solidarietà. Passano molte ore a prendersi cura di sé. E Nikos rimane colpito dalla femminilità che le anima, un fascino unico che solo chi si sente davvero donna, dentro e fuori, può trasmettere. Dopo qualche settimana, il lavoro è completo, editato e inviato ai giornali. La storia delle ragazze di Tarla Basi viene pubblicata su 3 testate diverse e potrebbe finire qui se non fosse che un giorno, ad Atene, Nikos riceve una telefonata. Ritorna a Istanbul con il primo volo disponibile. Denise è stata uccisa. Questo è un mestiere che non ti lascia scampo. Quando scegli di entrare nella vita delle persone, diventi parte di essa. E la rabbia, l'indignazione, il senso di ciò che hai vissuto, sono parte del gioco. Denise è stata uccisa dal fratello, 10 anni dopo essere fuggita dalla sua famiglia d'origine. Nikos non scoprirà mai dove sia stato sepolto il suo corpo. Quando cresci in una società povera, soprattutto in campagna, i ruoli sociali diventano estremamente rigidi per garantire la sopravvivenza. Le persone contano sulla famiglia, sui parenti e sugli amici, non sullo Stato. Anch'io sono cresciuto in una comunità così, solidale, ma con regole sociali molto severe. Quindi puoi immaginare in un paese musulmano, dove ufficialmente non esiste libertà sessuale al di fuori del matrimonio, quale disonore possa rappresentare per una famiglia avere un membro transessuale. Un disonore tale da giustificare persino l'uccisione di un figlio per espiare la colpa. È una mentalità radicata nella religione, qualcosa di terribilmente duro, quasi medievale. Mi considero fortunato ad aver lasciato il mio paese molto giovane, a 17 anni. La società in cui sono cresciuto è cambiata completamente. In 40 anni è diventata più occidentale e progressista, grazie al benessere sociale e allo sviluppo tecnologico, che hanno in parte superato l'isolamento. Quando c'è benessere, i ruoli sociali cambiano rapidamente e in modo radicale. In una società sana, ognuno è libero di seguire la propria strada. Nikos riconosce che isolamento e povertà sono le condizioni che permettono a una società di arrogarsi il diritto di stabilire leggi che regolano i comportamenti, sostituendosi allo Stato. L'isolamento soffoca ogni possibilità di progresso e la povertà giustifica qualsiasi strategia di sopravvivenza. Negli ultimi anni la situazione in Turchia è drammaticamente peggiorata. Nel 2016 il Gay Pride è stato vietato per motivi religiosi. Secondo Transgender Europe, tra il 2008 e il 2016, 44 transessuali sono stati uccisi in Turchia, 3 a cui l'attivista Hande Kader e il giovane siriano Wissam Sankari. La comunità LGBT continua a lottare affinché i propri diritti vengano riconosciuti dallo Stato, affinché nessuno possa mai più decidere della vita altrui. Iscriviti al canale Storia Leggera e lascia un like al video.